Questo giorno passerà alla storia. 24 febbraio 2022, prime ore del mattino. Esplosioni nei pressi di Kiev e in altre regioni dell'Ucraina. In tutto il paese, i russi bombardano gli obiettivi con razzi e missili da crociera. Poche ore prima, alle 4:30 ora di Kiev, il presidente russo Vladimir Putin annuncia l'attacco in un discorso alla televisione. Ho deciso di condurre un'operazione militare speciale. Vogliamo proteggere le persone dagli abusi e dai genocidi del governo di Kiev. Gli obiettivi sono la demilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina. Vladimir Putin attacca il suo vicino. Nelle settimane precedenti, Putin mobilita le sue truppe e le posiziona al confine con l'Ucraina. L'esercito degli invasori prende posizione. Procede con calma sotto gli occhi del resto del mondo. Il presidente descrive questo dispiegamento come una manovra, una menzogna, e non è la prima. Per Vladimir Putin conta solo il potere e finché è al governo nessun prezzo è troppo alto per mantenerlo. Alle 6 in punto del mattino del 24 febbraio 2022 i soldati russi varcano il confine ed entrano in Ucraina. Oltrepassando una linea non solo in senso geografico, con questa mossa Putin contravviene a ogni legge, morale, politica e internazionale. Nessuno sa ancora con certezza fino a che punto andrà avanti il conflitto. Le vittime e la distruzione sul campo sono solo una parte dei danni causati dal dittatore russo.